Ok, vediamo velocemente come tirare con l'arco ricurvo. Questo è un picchio di Donadoni e vediamo come sviluppare la tecnica migliore per poter tirare anche con il ricurvo tradizionale, quindi con questa tipologia di arco. Facciamo sempre le stesse cose, inseriamo la nostra freccia e poi utilizziamo questa tecnica che visivamente è quella che è quello che conta. 1, 2 e 3. Niente dragona, ovviamente. Tutto il gesto deve essere ben coordinato senza aumentare la velocità con tranquillità. Si va in ancora ai contatti al viso, in ancoraggio, ai contatti al viso e poi si aspetta un attimo, non la mira, ma gli allineamenti di spinta e di trazione che devono essere due vettori contrapposti sul piano verticale. Esattamente così. 1, 2, ora gli allineamenti. Stiamo tirando a 30 metri, quindi diciamo poi cerchiamo di rimanere in posizione finché la freccia non è arrivata al bersaglio. Uno, due, cerco la parabola giusta, sento gli allineamenti e la freccia parte. Diamo l'ultima, questa alla cocca rotta. Ok, mi sembrano buone, ora andiamo a vederle. Picchio testa rossa Donadoni. Mi sembra come rosata discreta. Vabbè, diciamo, questa è la visuale da 80 ridotta, quella che normalmente sono in compound a 50 metri, abbiamo tirato a 30 metri. Comunque la rosata mi sembra abbastanza buona. Messa a punto discreta. Comunque abbiamo visto la tecnica di tiro. Il più lineare possibile, con un ritmo adeguato, senza andare piano, poi veloce, poi di nuovo piano, fare un ritmo e una sequenza di tiro che possa essere performante. Ok? Ciao!